Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 23esimo episodio della Eggloc Pokémon Diamante e Perla. Qui con noi abbiamo... Ciao a tutti ragazzi, sono Tia. Tia, piccolino, ciao, vieni qua. Sì, ok, ciao. Tia, spiegaci che cosa andremo a fare, anche se mi sembra abbastanza evidente. Andiamo da Bianca. Esatto, perfetto. Fino... La donna con due anche, risaputamente, no? Comunque ragazzi, volevo sapervi che ho volevo farvi sapere che ho allenato Marx fino a livello 40. Ho sistemato anche un paio di livelli della squadra. Infatti ho portato qualche Pokémon al 40, poi gli altri due mi sono rotto il cazzo. Infatti perché dobbiamo fare veloci, poi Tia mi stava cazziando che dovevo andare via. Ok, iniziamo a sfasciare le palle, iniziamo a rompere le palle, Tia, che dici? Tanto tu hai Serena che lo fa abbastanza bene. Sono Lucinda ormai, ricordati. Tra l'altro io qua perderò un Pokémon in sta palestra e Joe no, perché Joe ce li ha allenati e io no. Finalmente si farà un po' di giustizia in sta serie. Ora io non so te, ma io sto andando totalmente a caso, cioè nel senso, c'è presente proprio la casualità. No, io più o meno me lo ricordo, non è vero, per un cazzo faccio finta. Io sto andando... Vaffanculo, sono stato... cioè ho fatto una cazzata in realtà. Cioè, d'impulso sono andato ad affrontare l'allenatrice, Stuntler. Madonna, levati. Ciccio, è lui. La potenza, Torch, incredibile. Tornado, ma minchia, Vai, evitiamo perché veramente. Già nello scorso episodio, raga, se non l'avete visto è sul canale di Tia. Se non l'avete visto, non guardate. Se l'avete visto e siete cattolici, passate oltre. No, beh, tanto sono bippate, però raga, c'è stato uno sclero abbastanza potente nel quale ho fatto un dissing più bestemmia che ha fatto piangere Tia dalla gioia. Tia, sì, perché poi io devo bippare tutto quella cosa. Lui doveva editare 19 episodi e io glieli rovino così. Così almeno si deve mettere lì a fare stronzate. Però io mi sono già perso con le palle di neve. Lo so. No, ok, aspetta, più o meno. Però purtroppo, raga, dovete sapere che quando lo sclero chiama è difficile ragionare. Creepy risponde. Soprattutto se sei al caldo, che stai registrando da mo, che praticamente c'hai la musichetta di Diamante e Perla che ti vanno in loop la notte mentre dormi. Io adesso vado 10 giorni in vacanza, praticamente la sento tutti i giorni in testa. Ci metti la sveglia con il bibi del Pokémon che muore. Esatto. Ok, perfetto, madonna se siamo... Dai, ma perché altare con Bagliore? Perché, cioè, non è minuti, quindi è ora. Sì, lui. Tia, tu non puoi capire queste perle di saggezza. Porco il demonio caramellato! Perché devo beccare gli allenatori a caso? Perché sei in una palestra di tipo ghiaccio? Perché esisti? Terremoto, muori, rafforzatore, tua madre in calore, muori. Ok, perfetto, ci siamo. Sto cercando qualcuno che abbia terremoto e non ho nessuno con terremoto oltre ad Arceus, che è paralizzato. Attenzione, l'incredibile ritorno di Coccia dalla Soul Link. Proprio lui. Assistente. Levati dal cazzo. No, dai, però. Cosa è successo, Tia? No, niente, mi devo... Ti devi segare? Se vuoi stoppiamo. No. Per quello ormai sei studiatissimo. No, ma sono abituato. No, perché c'è una di... Ok, questa roba qua io come la butto giù, scusa. Che ti fa le seghe e chi viene segato. Esatto. Allora, io ho un problema di logistica. E anche okay. Uno mentale. Sai che penso di aver risolto il trick con una banalità disarmante. Sai che penso di essermi perso? Io penso di aver risolto, fammi vedere. Io sono arrivato da Bianca. Come cazzo si tolgono le prime due che non me lo ricordo? Ah, io non ho idea, io ho fatto tutto a caso. La prima e l'ultima mi mancano. Io ti giuro che ho fatto tutto a caso. No. Dall'inizio alla fine. Aspetta che io devo ricordarlo. Vabbè, io inizio ad affrontarlo a sto punto. Tanto in questo episodio dobbiamo fare un fracco di cose tra cui andare ad affrontare... Fai, il problema è che io arriverò tra 7 anni quando riesco a capire come cazzo funziona. Sono Bianca, perfetto, stavo aspettando un allenatore abile. Io sono abile non solo come allenatore, ma ti avverto, sono forte perché so come concentrarmi. Pokémon moda amore! Ah, così diretta vai, ok, perfetto. Eccola qua, Bianca, perfetto, che figone della moda. Florentino Cool Trainer, Bianca con la sua presina Probobas, madonna, eccolo qua, il nostro Zlatan, muori. Tu come sei messo, Tia? Sei ancora... Sto cercando di spaccare... Ah, mi si sta evolvendo l'Iron. Ah! L'Iron? Aron. Lyron? Lyron.
È già l'Iron. Quando cazzo è diventato l'Iron che dobbiamo modificare le sidebar? Sai che non ne ho più fatto idea? Tia, devi dirmele ste cose! Ma te l'avevo detto, mi hai detto anche... Che ti ho anche chiesto che livello si voleva Agron, che non me lo ricordavo. Eh sì, chi cazzo si ricorda mo' l'episodio? Vabbè, raga, nel caso vi siete beccati un po' di sidebar storte, fa niente. Già io ne ho caricata una con Magikarp perché non ci doveva essere. Ho visto, brutto idiota. Chi se ne ricorda, raga, stiamo registrando troppo. Mamma mia. No, figa, perché fa... Cioè, tra tutte le statistiche che poteva aumentare gli AQ-pressione, perché proprio... Ok, allora, ho tolto la prima, adesso devo capire... Ah, ma l'ultima è facilissima. Io ho praticamente vinto. E io sto arrivando. Ok, ho liberato la palestra. Seconda, muori tipo... Ok, vinto. Tac! Io sto arrivando. Spero che gli schiattino 6 Pokémon, raga, che sta vincendo in maniera ingiusta, veramente. Medaglia ghiacciolo da bianca. Vediamo un po' che MT mi dà. Dai. MT72, vediamo mica contiene. Contiene la mossa Paola Gelo, attenzione. Ed è pure randomizzata. Paola Gelo? Eh? Paola Gelo? Palla Gelo. Tra l'altro ci sta un botto, non è la MT originale. Però ci sta un botto perché ci sono le palle. Ecco. Anche su bianca ci sono le palle. Ecco. Angelax, chi cazzo? Raga, hashtag tia infame se volete che gli muoia un Pokémon. Non mi morirà nessuno, in verità. Ok, dai, onda calda, scottalo, burnalo, porco schifo. Io vado ad affrontare Barry. Vai, vai. Quanti ok, perfetto. 4. Come puttana, la mia. Puttana, corso dal 42 contro Astrid dal 37. Minchia. Quando ti dicono che sei livellato proprio. Tra l'altro abbiamo una cattura da fare potenzialmente al lago verità. No, devo insegnare Scalaroccia a un Pokémon che due palle quadrate. Vabbè, facciamolo. Cosa tra l'altro, raga, se vedete la caramella giù è ovviamente perché ho allenato Sunkern e Kodo. Tra l'altro Sunkern non l'ho neanche finito di allenare perché doveva muoverci. Ma se io Scalaroccia lo do a una riserva. E te lo metti in squadra per il momento? Per il momento. Puttana, madosca! Cos'è successo? Mi ha tirato un foglio e lama Sceptile su Groudon che mi ha quasi shottato. Aia, brutta storia. Oh, Scalaroccia, vediamo un po' a chi insegnarlo, raga. Cioè, veramente. Charizard come è messo a livello di stab? Vabbè. Troppo bene. No, Brave Bird. Vai giù di Brave Bird. Non l'ho shottato con Brave Bird, veramente. Giù di un altro Brave Bird. Che due coglioni, figa. Non è morto neanche nessuno, eh. Dio buono. O tolgo Sbriciol Mano ad Andonio, però no, è troppo alto, cioè è troppo forte. Ma ascolta, prendi anche te una riserva per ora. Ma sono già al lago, Dio. Ho capito, ma non cancrizzare di più ancora un Pokémon. Va bene, ok, accetto lo fai. Hai vinto, quindi? Sì. Comunque te la sei chiamata, che adesso c'è la battaglia contro la... dovrebbe esserci la battaglia contro Giovia, quindi ti sei un po' chiamato il non è morto ancora nessuno, io te lo dico. A che livello ce l'ha qualcosa? Non lo so. Ma tanto a quanto ho capito, sinceramente, mi sembra che la situazione sia della serie ogni Pokémon può imparare la MN, quindi direi che prendo... sì, io gli do uno dei due Trico che... Io, ho preso il primo che mi è capitato nel box, sinceramente, che in questo caso sarebbe un Gyarados, tra l'altro attacco fisico ci sta... Porca troia, non so usare il menu! No! Chi è liberato? Ho insegnato a Darkrai Scalaroccia e gli ho tolto vuoto tetro per sbaglio. Credevo avessi liberato qualcuno, avrei iniziato a ridere come un coglione. Vabbè, a sto punto lo deposito, cosa? Ormai c'è la Darkrai Scalaroccia. Oh, raga, chiedo di firmare una petizione per permettermi di rigivarmi vuoto tetro. No, col gran caso. Ok, vado nei sotterranei, c'è alcuna squama cuore fuori parte. Che sbatti, Dio. È mio l'episodio, è mio l'episodio, è mio l'episodio. Ok. Quindi posso iniziare io, Dio. Dio caro. Vabbè. Oh, mica, mi hai fatto bippare 10 cose. Su questo ti do... No, tia. Perché, perché non c'è Scalaroccia? Perché... No, era in platino! Tutto questo! Io gliel'ho fatto impadare, però ha un trigo, quindi non ho problemi. E comunque...
Comunque non c'è neanche la battaglia contro la capa, cioè, per dirtelo, solo contro Barry. Davvero? Eh sì. Ma sei serio? No, no, contro nessuno dei due, mi sa. Aspetta. Contro nessuno dei due. Ma serio? Non so, sono uscito dal lago, non mi hanno sfidato. C'era Barry. Fai la cattura, fai la cattura al lago a sto punto. Ma aspetta, forse Barry era da qualche altra parte, non mi ricordo più. Perché anch'io me la ricordo qua, Barry. O era Platino? Evidentemente era Platino! Dai, io vado nei sotterranei dopo. Adesso ne dobbiamo registrare un altro. Io in vacanza, anziché farmi le vacanze, vado nei sotterranei e mi cerco una squama a cuore. Cioè, lui si porta il salvataggio sul portatile, io lascio tutto a casa. Mi devo registrare 19 video prima di partire, ragazzi. E devo partire tra 5 giorni. Ok, io ho appena pescato la cattura al lago di cui non so il nome, Blasi. Ah, ma tu hai preso l'amo buono da qualche parte? Sì. Io c'ho ancora quello vecchio, Shal. Blaziken, che come lo catturo Blaziken? Dimmi tu come catturo Blaziken. Devi usare quello vecchio, cazzo, te ne frega. Usavi quello vecchio. Di cosa? Diamo. Vabbè, tanto il Pokémon è sempre lo stesso. Lo so, però è più il livello più basso. Ma non è il problema del livello, è il catch rate che qua, Cristo, mi brucia. La casa ti brucio, Cristo, la casa. La casa con la famiglia dentro. Dio. Oh, non abboccano me. Vaffanculo, non ci entrerà mai. Entra nella Pokéball, Dio buono. Questa la censuro. La censuro perché finisce male. Ma se tipo gli tirassi una Master Ball? Sì, ma se tipo io non trovassi un cazzo di Pokémon? L'ho preso! Non l'ho preso. Ah, non l'ho preso. Divertente. Oh, l'ho trovato. L'ho preso! Non l'ho preso. Cazzo. Non l'ho preso. Zoomish. Vabbè, zia, a sto punto sai cosa stavo pensando? Fatto sto ragionamento. Allora, tanto alla fine c'è la madre troia. Dicevo, tanto alla fine una cattura vale come un'altra cattura. Se poi Pokémon li devo cambiare, la Master Ball la posso usare anche per sto Pokémon. Che tanto se perdo una cattura qua e la perdo contro il leggendario, sti gran cazzi, me ne lavo le palle, tanto c'ho la cattura. Sì. Giusto? Sì, io l'ho catturato comunque. L'ho preso anch'io con una Pokéball. Ok, andiamo a schiudere. Ma io sono sicuro che c'è Barry da qualche parte. Aspetta un attimo. L'episodio è tuo o mio? Tuo. Ah, è mio. Ma io sono sicuro di avere Barry da qualche parte. E forse nel prossimo episodio ti a sto punto, cioè. Ma dove? Adesso dove cacchio è che dobbiamo andare? Al Rifugio Galassia. Appunto lo stavo dicendo, ma. No, ma non c'è. E non è lì. Dagli tempo. Allora, Pokémon a livello 20. Prendiamo un uovo a caso a sto giro. Gli occhi chiusi, raga. E sono finito sul cimitero con gli occhi chiusi. Ok, ho preso un uovo che potrebbe essere interessante. Depositiamo un attimo il primo che mi capita sotto mano. Per me ci stiamo dimenticando qualcosa, però. Ma vediamo la fine di questo episodio. Cazzo. Ok, perfetto, sto per schiudere, tia. Quindi mi stai dicendo che siamo ancora 4-3 per te? Sì. Bestemmio. Spiace. Tra l'altro, wow, è vero, qua sopra c'è il tempio di Regigigas, che è una figata, veramente. Questo qua è uno dei posti migliori, secondo me. Cioè, nel senso, dell'intera regione di Sinnoh. È un tempio da madonna. Ok, mi si schiude l'uovo, tia? Perché io ho messo Zoomish in squadra al posto dell'uovo? Perché sei una merda. Ok, dai, minchia, dal verso, dal verso. Oh, cazzo, questo lo so, il verso. È uno starter. Ah, no, è un altro Altaria. Ok. È uno starter, cheat. Altaria lo chiamo... Come lo chiamo, Altaria? Che è il secondo? Non vola. Lo chiamo Altaria, lo chiamo... Potrei chiamarlo Bassaria. Eccolo. Ci metterà molto a schiudersi. Iniziamo con le vacanze. Ok, Bassaria. Eccolo lì. Allora, io nel frattempo lo porto a livello... Mentre tu schiudi, lo porto a livello 20, che è quello a cui dovevo portarlo. Io a 4 devo portarlo. Così almeno, perché poi, ragazzi, poi finisce come Sunkern, che se non lo faccio in parte, non lo faccio più. Io non ho nessuno livellato nel box, bro. Lol. Bassaria vuole imparare ma lo sguardo. Ah, tra l'altro andiamo a vedere moveset. Minchia che moveset. Drago Pulsar, Drago Danza, Attacco d'ala, Lancia Fiamme. Lancia Fiamme, Drago Pulsar con Drago Danza ci azzeccano come la panna nella pasta al pesto. Però va bene lo stesso, dai. Aromaterapia. Guarda se è fisico speciale. Che magari te l'hanno pure Sato Cancro. Cioè il Sato Cancro. Adesso controllo. Sto portando al 20, mo controllo. Vendetta. Se cancro, rido. Stai zitto. Si sta schiudendo. Chi è? Arbok. Ci sta. Ho ancora in mente cazzo a Canalipoli.
Oh, in rimbalzo Stubble al posto di attacco d'ala. No, minchia, che non attacca più rimbalzo. Cioè... beh, Arbok la chiamo. È pure femmina, la chiamo Medea. Non dovevi chiamarla tipo come l'altra del Team Rocket? Jesse? No, no, tu l'avevi chiamata Medea. Tipo. La chiami a Medea preziosa. Lei. E la, si chiama Medea, no? Sì. Tia. Me l'hanno stato male. No, comunque si chiama Medea, vero? Sì. Ma chi? Quella che pietrifica. Ma no, guarda che era Medusa, coglione. Ma c'è. Ma anche un altro nome, era Medea. Aspetta, c'è qualcuno della mitologia che si chiama Medea, ma non mi ricordo se lei con l'altro. Chiama la Medusa. Che no, è strasinfonica. Medea, aspetta, non mi ricordo chi cazzo era. Ragazzi, mentre ti pensa al soprannome, io vi saluto. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, in descrizione, no, aspetta, al canale. Mi raccomando, passate da entrambi i canali per rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi della serie. Passate ai social e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Boh, non lo so, ciao, raga.